Bentornati, bentornati su The Crazies. E intanto vi voglio ringraziare per il caloroso ritorno che avete voluto, desiderato, richiesto continuamente. Questa non è una bugia, è la verità. Su Cinefollie ho trovato tantissimi messaggi, tantissimi commenti che mi dicevano: ma The Crazies, ma The Crazies, ma The Crazies, ma de che vi impicciate? Ma fatevi i cacchi vostri. No, non è vero. No, però vi ringrazio perché sono contento che questo piccolo progettino abbia un seguito, una voglia di essere seguito, perché fondamentalmente non c'era niente su questo canale prima del ritorno, appunto, in pompa magna di The Crazies, con il risotto con le erbette di Cucine, con i tarantinismi che abbiamo rispolverato di Alessandro, con le opinioni di Fabrizio Ago, con tutti gli altri collaboratori di The Crazies, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ringrazio tutti quelli che mi stanno dando una mano a portare avanti questo progetto e a renderlo migliore giorno per giorno. Abbiamo superato i 1000 iscritti e comunque è ora di ricominciare anche a riportare nei vostri piccoli schermi tutte le rubriche che avete conosciuto nel primo annetto scarso di vita di The Crazies. Abbiamo cercato di consolidare le fondamenta, abbiamo cercato di rendere il tutto molto più accattivante, molto più intrigante, e cercheremo di migliorarci sempre di più. Ma io sto parlando troppo di The Crazies e troppo poco di quello di cui vi voglio parlare oggi. Questo è il ritorno di Team Travel. Team Travel è ovviamente una rubrica che non posso montare perché non c'ho mai il tempo di montare un cacchio. E ve la ricordate Team Travel? Team Travel era quella piccola rubrica in cui si prendevano tre esempi di film e all'interno dei quali poi ci si concentrava su un'unica tematica, da cui il titolo Team Travel, viaggio tematico, all'interno di questa piccola, appunto, rassegna di film che vi presento, per poi magari approfondire il discorso nei commenti con i vostri punti di vista. Oggi l'argomento, il tema che ci permetterà di fare questo piccolissimo viaggio è appunto il tanto discusso attore protagonista di The Revenant, Leonardo DiCaprio. Vincerà l'Oscar? Non vincerà l'Oscar? Lo sapremo solo alla cerimonia di premiazione. Nel frattempo possiamo andare a rispolverare nel backstage, dietro, nella retrospettiva di Capriana o di Capriesca, come preferite, i film che effettivamente valgono la candidatura. Molto spesso si dice: ah, perché agli Oscar questo doveva essere candidato, quest'altro no, candidano e premiano solo quelli che non se lo meritano, sono sempre i migliori quelli che se ne vanno, si stava meglio quando si stava peggio, e le foibe. Questo succede quando si parla degli Oscar, ma fondamentalmente un briciolo di verità c'è, perlomeno per quanto riguarda la figura di DiCaprio. Ora, facciamo una piccola premessa e poi comincio a parlare di questi film. La mia idea sulla filmografia di Leonardo DiCaprio, che si divide principalmente in due tronchi, ovvero la prima metà, dove faceva il romantico ragazzetto di cui ci si poteva facilmente innamorare, e la seconda metà in cui interpreta o ha interpretato, se preferite, il poliziotto barra gangster, insomma quello con la pistola in mano. Se pensate a The Departed, se pensate a Shutter Island, eccetera, 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 eccetera. Allora, tra tutti questi film in cui bene o male ha fatto sempre la stessa parte, ovviamente ci sono escluse delle piccole differenziazioni, questo è un discorso generico, ovviamente ci sono delle parti che sono escluse, alcune delle quali sono in questo trittico che vi vado a presentare. Comunque, dicevo, tra le varie performance di Leonardo DiCaprio ce n'è qualcuna che è valsa una nomination, che sarebbe valsa una nomination o eventualmente addirittura una candidatura come miglior attore protagonista? Andiamo a scoprirlo, e andiamo a scoprirlo ritornando al 2002-2003. Perché dico barra 2003? Perché ovviamente i film del 2002 vengono premiati agli Oscar nel 2003. Questo film è stato completamente escluso dalle candidature per quanto riguarda l'attore protagonista Leonardo DiCaprio, che era affiancato da Tom Hanks. Era una commedia biografica barra drammatica di Steven Spielberg, e il titolo era Prova a prendermi, con questa fantastica musica introduttiva di John Williams nei titoli di testa, appunto, di Steven Spielberg, che introducevano la storia vera di questo truffatore che diventava pilota di aerei, medico,
medico, dentista, avvocato di se stesso, eccetera, eccetera. E poi c'aveva la dietrologia, non è una parola azzeccata, ma vabbè, sto parlando a raffica. Diciamo, c'aveva il suo passato che un pochino lo sconvolgeva, che poi lo fregherà. Poi con quel finale in cui si collabora, eccetera, eccetera, non voglio rovinare nulla per chi non l'ha visto, ma io credo che Prova a prendermi sia uno dei migliori film dello Steven Spielberg post 2000, alla faccia di Munich e The Terminal. Secondo me veramente Prova a prendermi li vale tutti e due messi insieme. Quindi recuperatevelo e cercate di fare questo piccolo sforzo, che poi non è uno sforzo perché il film è veramente fantastico, ti prende, ti intriga, ti fa venire voglia di arrivare fino alla fine e di capire chi è veramente il personaggio di Leonardo DiCaprio e in che modo riusciamo a tifare per un, tra virgolette, cattivone che opera dalla parte del bene come Tom Hanks. Allora, perché DiCaprio qui meritava la nomination? È stato tra l'altro candidato come miglior attore protagonista ai Golden Globe, poi dopo è stato scartato nella cinquina degli Oscar di quell'anno. Tuttavia non ha ricevuto il premio né dall'una né dall'altra parte. Io credo che DiCaprio qui abbia dato una delle sue migliori performance, una delle più differenti tra tutte quelle che avevo nominato prima, ma ciò il riflesso dello schermo negli occhi, peccato, negli occhiali, peccato, e me ne sono accorto solo ora. Non posso avvicinare, no, mi posso avvicinare, faccio finta di parlare con voi e nel frattempo molto gnorreggiante, guardate questo bellissimo cosa degli occhiali, eccetera, e ho spento lo schermo, la magia, l'illusionismo, la prestidigitazione, e infatti ho digitato spegni. Comunque, Prova a prendermi, secondo me, dicevo, è una delle migliori performance di DiCaprio, tra le più differenti rispetto a quelle che avevo citato prima, no? Il ragazzino dal bel viso di cui ci si innamora e il gangster barra poliziotto barra l'uomo con la pistola in mano. E non ha ricevuto nessuna candidatura. L'ho citato soprattutto perché è uno dei film di Steven Spielberg di cui si parla davvero poco, che merita assolutamente la vostra attenzione. Andiamo avanti e passiamo al guardalanno, scusate, cioè, troppo lontano per la mia misera vista, 2012-2013. No, questo lo lascio per dopo. Facciamo un salto ancora più avanti, 2013-2014, Il grande Gatsby, Baz Luhrmann. Ora, qui ci vuole un bel discorsetto molto interessante, perché sto parlando di un film che a me all'inizio non piacque, poi rivedendolo a casa mi piacque leggermente, anzi veramente di più. Il grande Gatsby di Baz Luhrmann fu il Romeo più Giulietta, tanto criticato perché snatura Shakespeare, quando in realtà Luhrmann capisce che con Shakespeare non può competere e decide di fare il suo Shakespeare, e poi lo rende bla bla bla. Non posso mettermi a parlare di Shakespeare in questo momento perché effettivamente mi prude il labbro superiore, perché effettivamente non ce ne sarebbe tanto da discutere, per cui non vado a fare un discorso su Luhrmann, facciamo un discorso su Gatsby e prendiamo anche il film di Jack Clayton per fare un piccolo discorso completo. Ora, tutti e tre le opere, quindi Fitzgerald, il libro, Clayton e Luhrmann, sono completamente diverse, e sto per fare un discorso sulla fedeltà, e sapete benissimo cosa penso sulla fedeltà, che non serve a niente parlarne, tuttavia in questo caso mi è utile per farvi capire il mio punto di vista. Parliamo di Robert Redford che interpreta Gatsby, un Gatsby molto ingessato, sempre posato, sempre un po' titubante, sempre un po' sulle sue, come se dovesse sempre interpretare il personaggio di Gatsby. E quindi un Gatsby molto monotonico, per quanto il film sia gradevole e anche bello e anche cult. Tuttavia Luhrmann, con DiCaprio, nonostante le varie libertà che si prende rispetto al libro di Fitzgerald, perché io sono Baz Luhrmann, faccio questa roba qui, e perché Fitzgerald, io sono Baz Luhrmann, non posso competere con Fitzgerald, giustamente. Tuttavia, rispetto alle libertà che si prende, dicevo, Luhrmann dal romanzo, con DiCaprio fa un lavoro molto più approfondito rispetto a quello di Clayton con Redford. Perché? Perché Gatsby è il personaggio, cioè quello che deve apparire alla società, nel momento in cui si rapporta con la società, ma quando si rapporta con Daisy si vede tutta la titubanza, la paura, la tensione, e come posso dire, l'incertezza, l'insicurezza di Gatsby, che non traspare
nei momenti in cui Gatsby si rapporta con la società, con tutti gli altri personaggi, a parte con il marito di Daisy, che di fatto lo fa incazzare come una bestia, e troviamo il lato violento del personaggio, con una scena in cui DiCaprio sovrasta tutti, per cui già solo per quella doveva valere la nomination, almeno ai Golden Globe. Questo film è stato completamente trascurato dagli Academy e dai Golden Globe, per cui peccato, perché secondo me è uno dei film più importanti a livello recitativo per quanto riguarda DiCaprio. DiCaprio studia il personaggio, lo approfondisce, lo rende sfaccettato, lo trasforma in un romantico insicuro, ma in un personaggio con i pugni, con i piedi ben saldi in terra quando deve esserlo, e in un bel testa di cazzo nel momento in cui viene ferito nell'orgoglio. Per cui la sfaccettatura del personaggio di Gatsby è completa, il film è veramente interessante e non ha, nonostante non abbia niente a che vedere con quello di Clayton, tra i due personaggi Redford e DiCaprio, secondo me DiCaprio fa un lavoro veramente migliore rispetto a quello di Redford, che è monocorde. E arriviamo all'ultimo film di questo trittico, 2012-2013, l'ho già accennato prima, l'avrete già intuito, la mia performance preferita di Leonardo DiCaprio. Perché la mia performance preferita di Leonardo DiCaprio? Perché è la più diversa rispetto a tutte le altre. Se voi pensate, Prova a prendermi è il gangster, il ladro, il furfante, che non ha la pistola in mano, ma è quello, il furfante dell'intelletto, ma è pur sempre un furfante, a tratti anche romantico. Gatsby è il romantico, ancora, nonostante sia nella seconda parte, nel secondo tronco della filmografia di Leonardo DiCaprio, Gatsby è ancora il personaggio romantico, quello di cui ci si innamora, quello che ha qualcosa da raccontare al pubblico, quello che comunque crea empatia con il pubblico. Ma nel 2012, sotto la guida di un magistrale, Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio dà la sua migliore performance di sempre. Ed io credo che se non avete premiato DiCaprio con Django Unchained, con il suo Calvin Candy, tutti i premi che riceverà dopo non contano niente, perché Calvin Candy ha uno studio recitativo alle spalle gigante, caratterizzato al top. Prendete solo una scena per farvi l'esempio. La scena in cui, non mi ricordo di che cosa stessero parlando, ma c'è lui che fa questa cosa qui, come primo, secondo, terzo, quarto e quinto motivo, dice a un certo punto, ha questo modo di contare così arrogante, così ignorante, che con un conteggio della mano, ovviamente, molto grossolano, molto ignorante, molto contadinotto, arricchito, no? Figlio di papà arricchito, negriero della pre-indipendenza americana, DiCaprio ci fa capire fino a che punto arriva l'ignoranza di Calvin Candy. Ed è un lavoro studiato assieme al regista, perché il regista l'ha scritto quel personaggio e glielo fa dire che è ignorante nel momento in cui capiamo che non sa nemmeno che Alexandre Dumas è nero. Quindi confronto intellettuale tra Christoph Waltz e Leonardo DiCaprio, DiCaprio perde, DiCaprio è un ignorante, e anche a livello fisico e di caratterizzazione della recitazione, con questo gesto, solo questo gesto, vale tutta tutto il premio che avrebbe dovuto avere, ed invece è stato solo nominato ai Golden Globe come miglior attore non protagonista. Peccato, perché qui la nomination e la vittoria ci stava tutta anche agli Oscar. Secondo me DiCaprio lì si è superato veramente tanto, e quel film senza Leonardo DiCaprio e senza Christoph Waltz eccetera eccetera, ma quel film senza Leonardo DiCaprio avrebbe valso la metà. Non so se un altro attore sarebbe riuscito a dare la stessa performance, ne dubito fortemente. Detto questo, questi sono i tre ruoli di DiCaprio che io amo maggiormente in tutta la sua filmografia. Quali sono i vostri tre? Continuiamo il viaggio tematico qua nei commenti. Vi ringrazio per continuare a sostenere The Crazies, a condividere tutto quello che vi portiamo e ad apprezzare ogni novità, criticandola con oggettività e con il vostro punto di vista, che non è mai volgare né offensivo, ma è sempre sincero. Grazie a tutti e mi raccomando, qua sotto si continua a parlare di DiCaprio. Alla prossima, ciao!